Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi illustrerò come eseguire il root su un Samsung Galaxy Note aggiornato a Jelly Bean, quindi con l'ultima versione del software, cioè la 4.1.2. Per eseguire il root in maniera semplice abbiamo necessità di una scheda di memoria esterna micro SD e del file che vi andrò a mettere in descrizione. Iniziamo quindi spegnendo il nostro dispositivo. Ok? Ricordo inoltre che tutto questo tutorial ha solo scopo illustrativo e che il sottoscritto non si assume nessuna responsabilità su eventuali danni che potreste causare durante questa operazione. Ovviamente eseguire il root va ad invalidare la garanzia, ma reinstallando il firmware originale questa viene ripristinata. Andiamo quindi in modalità recovery, tenendo schiacciato il tasto del volume in alto, il tasto menu e il tasto accensione, tutti e tre contemporaneamente. In questo modo, con questa combinazione di tasti, andremo ad entrare nella modalità recovery del nostro dispositivo. Attendiamo finché non entriamo in recovery, quindi teniamo premuti tutti i tasti, ok. Ci siamo. Il menu purtroppo è scritto molto molto piccolo, quindi non riesco a mettere a fuoco con la webcam, ma troverete sicuramente le immagini con cui riuscirete a intuire i passaggi. Bene, dobbiamo andare adesso su la terza voce, cioè Apply Update from External Storage. Quindi il tasto volume alto e basso servono per navigare all'interno del menu, mentre il tasto di accensione serve per dare la conferma. Quindi confermiamo e andiamo a selezionare il pacchetto che avevamo scaricato e messo nella directory principale della nostra micro SD. Quindi il pacchetto FileZ, CWM6 e poi la versione del software che viene man mano aggiornata. Quindi premiamo invio. Ora il telefono sta procedendo all'installazione del pacchetto, quindi all'estrazione di tutti i dati. Attendiamo che abbia finito, quindi ci ricompare ancora il menu di prima. Torniamo quindi sulla prima voce, quella due puntini e slash, per tornare al livello superiore e facciamo Reboot System Now. In questo modo il dispositivo viene riavviato. Ovviamente non compare il triangolino per il counter perché con questo procedimento il counter, ricordo che non viene assolutamente attivato, quindi non avrete più bisogno di andare a disattivarlo tramite il triangle away. È un metodo molto semplice se si dispone della micro SD, la potete trovare anche da 1 giga, da 2 giga, non è un problema perché il file che andiamo a caricare è veramente piccolo, occupa un paio di mega. Ora vado ad inserire il mio codice PIN. Ok. Ed eccoci qua. Il dispositivo ha eseguito il root. Per verificare se lo abbiamo eseguito in maniera corretta, possiamo sempre andare sul Play Store e scaricare un'applicazione. Ok. Cercando semplicemente root dovremmo trovarlo tra le prime, che dovrebbe essere Root Checker, infatti è la prima applicazione che si trova. Ok, dovrebbe essere questa qui. Perfetto. Possiamo scaricarla per un controllo veloce in modo tale da essere sicuri di aver eseguito in maniera corretta il root, anche se non ci possono essere errori durante questo procedimento. Ok, l'aggiornamento lo lasciamo lì dov'è. Torna allo shopping, dovrebbe. Ok. Installazione in corso. Quindi questa applicazione cosa fa? Va a verificare semplicemente se il nostro telefono, qua facciamo agree, quindi siamo d'accordo, quale varie
cose, root checker, quindi dobbiamo andare su verifica lo stato, quindi il super user che è l'applicazione ci chiederà di concedere l'accesso e infatti il risultato, adesso vediamo se si riesce a vedere, congratulations, this device has root access, quindi il nostro dispositivo ha i permessi root. Cosa sono i permessi root? Sono semplicemente, appunto, come dice il nome stesso, dei permessi che fa sì che le varie applicazioni che andremo poi ad installare, come ad esempio Game Killer, eccetera, abbiano accesso di lettura e scrittura a determinate aree del sistema che normalmente vengono nascoste e protette dall'accesso dell'utente stesso. Quindi, anche per questa guida è tutto. Alla prossima. Ciao ciao!